Nella prima giornata del campionato di eccellenza regionale al comunale, Roberto Giommoni di Castiglion del Lago, rinnovato con l'aggiunta della copertura della tribuna, si confrontano la Trasimeno, neopromossa, e la Narnese con lunga esperienza in questo campionato. Entrambe le squadre vengono considerate outsider dagli esperti, Trasimeno in casacca biancorossa, Narnese in completo grigio scuro con righe orizzontali rosse. Pronti via, e la Narnese è subito a rendersi pericolosa con Grifoni. La partita prosegue equilibrata al 14°, la Trasimeno ci prova con una punizione di De Santis che impegna Cunzi. Al 16°, la Trasimeno va vicino al vantaggio con Brescia che fa compiere un autentico miracolo a Cunzi che devia in angolo. Dall'azione d'angolo, doppia grande parata del numero 1 della Narnese, Cunzi, che nega il gol a Missaglia. La partita torna a farsi equilibrata al 36°, la Narnese torna a farsi pericolosa con un tiro da posizione impossibile di Fenici che scheggia la traversa. Primo tempo dunque che si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo la Narnese parte meglio dei locali pur senza creare grossi pericoli. Unica emozione si fa per dire un gol annullato dalla Trasimeno per fuorigioco. Al 18° invece la Narnese a farsi pericolosa con un colpo di testa di Angeluzzi. Risponde la Trasimeno con un contropiede veloce concluso da Brescia che guadagna però solamente un calcio d'angolo. Al 38° ci prova Missaglia con un colpo di testa in torsione che impegna Cunzi alla parata. Nel finale, con la Trasimeno in avanti, per poco Cavallaro non mette la palla alle spalle di Cunzi che però è attento e para questa minaccia. Finisce dunque con un pareggio tra queste due squadre. Ad un primo tempo veloce e scoppiettante ha fatto seguito una ripresa giocata al piccolo trotto e con poche emozioni. Alla fine il pari accontenta entrambe le squadre, anche perché è il risultato più giusto. Sì, il primo tempo ci sono state occasioni da ambo le parti, sia per il Trasimeno che per noi. Secondo tempo non so se è prevalsa un po' la paura, un po' noi nel reparto offensivo manca qualche uomo importante, anche se i ragazzi hanno dato sempre il massimo e hanno sempre provato a giocare con la palla a terra. Diciamo che l'analisi è questa, dove comunque sia in 95 minuti non abbiamo, mi sembra, corso mai il minimo rischio. Una partita sostanzialmente equilibrata e abbiamo avuto noi il primo tempo due limpide occasioni. Credo che il portiere della Narnese con il suo intervento è stato decisivo su quel colpo di testa di Castro.